della produttività, la discussione che è fatta in cui c'è dipendenza tra l'impresa e il lavoratore. Ecco, questo qui secondo me bisognerebbe che risiedere, perché secondo me la discussione che si sta facendo oggi è tutt'altro, non è sulla produttività. Lo dico con il primo, che è da dire sulla questione CNH, non so che torniamo sulla questione Fiat, ma lo stabilimento CNH a Pimola, che è lo stabilimento dei record, lo stabilimento più produttivo, lo stabilimento dove c'era meno assenteismo, no? Bene, le produzioni le spostano giù invece, le spostano più vivo. Questo per dare il quadro. Poi un'altra cosa, volevo portare un esempio, credo sia la situazione già di qualche modo, quando parliamo di produttività, no? C'è un contadino che si fa un mazzo tanto, lavora 12 ore durante il giorno a arare la terra, a tagliare il grano e via dicendo, no? Per cui lavora come un pazzo, 12 ore al giorno. D'altra parte c'è un contadino che non ha voglia di fare assolutamente nulla, perché non ha voglia di fare nulla, e decide di comprarsi un trattore. Mette al campo e per cui devo mettere il grano. Dei due, qual è quello produttivo? Quello che non vuole per cui, credo che su questo una discussione sia, sia da fare, perché io credo che in realtà le imprese la intendono in un altro modo, e vi devo dire, perché ci sono imprese, poi parlano molto quelle che oggi sono le multinazionali. Io lo voglio ribadire nuovamente questo che è avvenuto, tra l'altro ho portato un episodio tragico. È avuto una multinazionale, la Corand, oltre 200 aziende nel nostro territorio, questa è stata acquisita dall'Emerson, un'altra multinazionale americana, poi adesso vedremo se ci sono dei problemi o non ci sono dei problemi, ma comunque ci siamo ritrovati che la Corand un anno fa, avendo ottenuto l'aumento del proprio fatturato, dei propri utili, che andavano oltre il 30% rispetto alla Corand, arriva a dire che deve licenziare 5 persone. Okay? Questo è l'atteggiamento che ci troviamo di fronte. Mi porta anche un altro piccolo caso che è attuale, credo, che non coinvolge tantissime persone, ma è significativo rispetto anche all'imprenditorialità che abbiamo nel nostro paese. No? Perché questa è una piccola impresa di 15 dipendenti, in realtà l'impresa di impresa grossa è di Padova, l'azienda della Masco. Gaspardo, 15 e 14 dipendenti. Bene, ha deciso, ci ha comunicato alla fine della scorsa settimana che intende spostare tutte quante le produzioni direttamente su Padova. I lavoratori li prende tutti perché non è economico continuare a produrre qui, e mi dice, tra l'altro ci hanno anche detto, poi sì, poi tra l'altro non possiamo neanche più produrre perché l'amministrazione comunale ci ha mandato la letterina dove non siamo già dopo diversi solleciti da diversi anni, che non siamo in regola con i permessi riguardo l'antincendio, riguardo le sicurezze, riguardo via dicendo tutto quanto, questo dice, ma sì, per cui noi andiamo a produrre su, poi guardate, c'è mica bisogno di aprire l'ammortizzatore, di fare tutto questo, andiamo avanti su, c'è mica nessunissimo problema, gli daremo qualche cosina, qualche cosa, siamo disponibili ad aiutarli, perché qui parliamo un po' con l'albergo che rimane su tutta quanta la settimana. Questo è quello che loro sono disponibili a mettere lì sopra, dopo aver sfruttato per 5 anni il lavoratore, dopo aver sfruttato il fatto che non hanno fatto gli investimenti che dovevano fare, perché gli investimenti lì costerebbero 300.000 euro, okay, per cui non li può fare. Tra l'altro vuole da lì si rimane un bel pezzettino di terreno in una zona che presto potrà essere anche edificabile, non è grandissima la tendina, non c'è questo aspetto qui. Per cui io credo ci troviamo di fronte anche a queste situazioni, e ce ne sono tante, e sempre di più, perché vediamo che queste situazioni passano e dopo rischiano di diventare la norma, la norma, perché questo è quello che sta avvenendo avanti oggi nel nostro paese. E volevo dire giusto l'ultima cosa e concludo. Rispetto alla formazione, credo che sia un tema importantissimo quello della formazione, e rispetto anche all'orientamento che
che deve essere fatto nelle varie sedi, nei vari territori. Lo dico perché? Perché prima si parlava anche di incremento dell'occupazione. Dell'elettronica Santea, ricordo ad esempio che due settimane fa in azienda, l'azienda mi diceva che sarete poi contenti che stiamo ripopolando i guanti, perché delle 60 assunzioni che hanno fatto di ingegneri non sono di guanti, sono fuori di guanti, perché gli ingegneri nel nostro territorio non ne hanno trovati. Okay? Per cui questo dico che è un problema, ma così com'è, è un problema, poi è vero che c'è un altro aspetto. Ci ritroviamo di fronte, perché anche qui è passato un po', purtroppo è sbagliato questo aspetto qui, e l'ho vissuto fortemente con i lavoratori della CNA. Lì siamo con la cassa in deroga, con la cassa in deroga che era obbligatoria fare la formazione. C'è stato un problema sicuramente, dove molti di questi lavoratori hanno vissuto il fatto di dover fare la formazione esclusivamente per poter creare un reddito. Da parte di nessun lavoratore è stato vissuto come la possibilità di potersi anche rimettere in gioco e di potersi ricollocare. Per cui questo è stato il primo problema. Il secondo problema è chi l'ha voluto fare invece di mettersi in gioco, ha trovato quella formazione che non è in grado di potergli dare una risposta. Perché non gliela dà? Tra l'altro possiamo partire con la cassa integrazione in deroga nel mese di settembre. Credo che alcuni corsi forse cominceranno prossimamente, alcuni non sono neanche ancora stati cominciati. Questo per dire anche il problema e il meccanismo che poi dopo si genera, perché quando io parlavo con il dottore della Senato, ma che cosa andiamo a fare la formazione? Che tanto non serve a niente, che tanto non serve nulla, andiamo là, andiamo a firmare, poi siamo a posto. Per cui anche qui credo che deve essere veramente messo in un circolo, anche una cultura rispetto alla formazione e prendere